La settimana scorsa si è tenuta a Napoli una nuova seduta del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale, tra l'altro, si è fatto il punto sulla tragedia dell'emergenza rifiuti in Campania. In questi giorni, sull'onda dell'euforia per la presunta fine dell'emergenza spazzatura, tutta la stampa nazionale e regionale ha riportato a caratteri cubitali le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, con le quali annunciava, finalmente, la fine dell'emergenza rifiuti in Campania. Rifiuti, Berlusconi chiudi la crisi, Napoli è fuori dalla crisi, adesso si respira, ce l'abbiamo fatta e via discorrendo. In tutti i TG nazionali e internazionali poi hanno fatto il giro del mondo le immagini delle strade centrali della città di Napoli che, effettivamente, rispetto ai mesi scorsi, sono sgombre dai rifiuti. In tanti che non vivono in Campania, nel leggere i giornali e nel vedere la televisione si son detti: ma allora fa i miracoli Berlusconi, persino San Gennaro ha superato. Lui, il cavaliere, nel sentire questo e avendo il pallino di essere ununto dal Signore, ha pubblicamente esclamato: santo sì, ma non subito. Intanto, nel mentre all'ombra del Vesuvio si consumava il bluff e la farsa mediatica, presso la redazione di PCML TV sono giunte in questi giorni telefonate di telespettatori campani che ci invitavano a farci un giro per le strade centrali di importanti comuni dell'Interland napoletano, per testimoniare che, al contrario di quanto afferma Berlusconi e la stampa di regime al suo servizio, l'emergenza rifiuti è tutt'altro che terminata. Naturalmente non ci siamo tirati indietro. E lungo le strade di Afragola, Casalnuovo e dintorni abbiamo trovato l'allucinante situazione che state vedendo. Una situazione per nulla diversa rispetto ai mesi addietro e che vi mostriamo in tutta la sua drammaticità. Decine e decine di metri di strada ricolmi di rifiuti di ogni genere, tra cui carta, cartone, vetro, legno e, soprattutto, sacchetti di rifiuti putrescenti, che emanano una puzza nauseabonda e che rappresentano un gravissimo pericolo igienico-sanitario per la cittadinanza, anche a causa del caldo torrido che la stagione estiva puntualmente ci riserva.